Sono passati 8 anni dal giorno della promozione del Pescara di Zeman. Vi abbiamo annunciato una gradita sorpresa perché in diretta con noi, lo vedo alle mie spalle, la bandiera del calcio di Pescara, Marco Sansovini. Ciao Marco, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Intanto, che effetto ti ha fatto rivedere un po' queste immagini? Ah, ti dico che comunque me le rivedo spesso, capita ogni tanto di rivederle perché sono momenti meravigliosi, momenti positivi e fa sempre piacere rivederli. Marco Sansovini e la promozione in Serie A con Zeman. Raccontami in un minuto cosa ti passa per la testa. Ma mi passa per la testa tutta la stagione, quindi dal ritiro, dove onestamente io e magari gli altri grandi, quelli reduci della stagione prima, non ti nascondo che non eravamo proprio, non la vedevamo proprio in maniera positiva, diciamo così. Poi invece abbiamo trovato un amalgama importante, i ragazzi che poi ci hanno fatto la differenza sono venuti fuori alla grandissima. Tutta la squadra ne ha trovato giovamento ed è andata dritta come un treno, anche superando vari ostacoli sia sul campo che fuori, perché ricordiamo alcuni episodi non belli, anzi parecchio tristi, come la scomparsa di Morosini, la scomparsa di Franco Mancini. Ci hanno segnato molto, però hanno probabilmente dato quel qualcosa in più sul lato caratteriale a questa squadra. Marco, quello era il Pescara, abbiamo detto nel servizio poco fa, di Sansovini, ma anche il Pescara di Insigne, Immobile e Verratti. Verratti era un talento abruzzese che conoscevamo ma che è sbocciato con Zeman. Insigne e Immobile poi sono diventati i migliori giocatori del calcio italiano. Tu ti aspettavi che quel trio potesse fare quella carriera? Beh, onestamente sì, me l'aspettavo perché anche proprio in un'intervista di quel periodo, l'anno successivo, mi chiesero per esempio di Immobile, avevo pronosticato che sarebbe diventato il centravanti della nazionale. Il talento di Lorenzo, in Italia non ce l'ha nessuno, quello sicuramente è fuori categoria per quanto riguarda il contesto italiano. Marco invece è il mio pupillo, lui lo metto fra i primi giocatori del mondo, è sbocciato sicuramente con Mister Zeman, che poi l'ha anche messo in un ruolo probabilmente a lui più congeniale, però già era 2 o 3 anni, cioè da quando ho iniziato ad allenarmi con lui che vedevo fargli delle cose da fuori classe, non esisteva mai vista nessuno in vita mia. Giocatore come Marco è veramente eccezionale. Marco, ti chiedo l'ultima cosa su quella stagione e poi 2 battute su Marco Sansovini. Mi dici la giornata di quell'annata con Zeman che ti ha fatto dire questo è il nostro anno? Avevi capito che non ce n'era per nessuno? Un episodio particolare? Beh, un episodio particolare, sì, io penso che la vittoria 6-0 a Padova sia stata la pietra miliare di quell'annata, soprattutto perché venivamo da 3 o 4 sconfitte di fila e perciò sai, iniziavamo a ricevere parecchie critiche, soprattutto il mister ne riceveva perché poi la gente non vedeva l'ora di scagliarsi contro di lui, perché quando uno è personaggio come lo è lui, si fa in fretta a fargli i complimenti, ma si fa ancora più in fretta a dargli addosso. E invece siamo stati bravi, siamo stati forti, abbiamo dimostrato in quella partita di essere i più forti della categoria per distacco. Marco, mi commenti la decisione del Consiglio federale di questo pomeriggio? Tutto il calcio professionistico va avanti, si ferma quello dilettantistico, dunque dalla Serie D in giù? Ma questo devo essere sincero, mi dispiace, perché è vero che ti faccio l'esempio della Serie D perché è la categoria in cui sto giocando ora. È vero che noi siamo dilettanti e quindi è uno status diverso rispetto alla Lega Pro, ma onestamente non ci vedo differenze perché il nostro impegno settimanale è lo stesso di quello di una squadra professionistica. Perciò se lo possono fare i professionisti, evidentemente in qualche maniera con l'aiuto della Lega potremmo farlo sicuramente anche noi. Ho
oppure queste categorie non devono giocare. Chiaramente la Serie A e la Serie B è un mondo un po' a parte. La Serie C è un mondo più rivolto quasi al dilettantismo, con i costi chiaramente del professionismo. Certo. L'ultima proprio, Marco, il tuo futuro. Si era anche parlato che eri pronto già ad allenare. Che ci dici? Che ci puoi dire? Ma io, guarda, sono pronto... lascio tutte le porte aperte, anche perché comunque è presto, i campionati, ecco, si sono conclusi ufficialmente oggi. A giugno compirò 40 candeline. E non sentirli? Insomma, a volte li sento. Mi dici solo se è probabile di più, e chiudiamo: Sansovini giocatore o Sansovini allenatore il prossimo anno? No, fai 50 e 50. Grazie a Marco Sansovini.